Sì, dovrei spiegarvi qualcosa di più, ma come al solito aspetto di essere in sella per tediarvi con i miei racconti. Adesso mi devo ancora svegliare. A dopo. Oggi è l'8 di aprile 2023, domani è la domenica di Pasqua e io in questo weekend lungo, diciamo, attaccando la Pasquetta, avrei voluto farmi un bel giro in bicicletta all'esterno. Perché dico all'esterno? Perché a Natale di quest'anno, cioè dell'anno scorso, del 2022, mi sono regalato i rulli interattivi e da quel giorno la mia bicicletta è rimasta attaccata ai rulli e io sì, ho pedalato, ho fatto ben 2500 km senza mai uscire dal salotto e stavo impazzendo. Quindi questa settimana mi sono messo lì, stavo per pianificare un viaggettino breve di 3 giorni, zona Voghera, Varzi e Volpedo, non lo so, quelle zone lì. Però da martedì ha cominciato a devastarmi il mal di gola, l'influenza, la febbre e quindi non era proprio il caso di fare un viaggio così con la tenda, anche perché in questi giorni le temperature sono di nuovo scese. Adesso sono le 8:10 del mattino e ci sono 5 gradi, di notte scende a 2-3 gradi, quindi non era il caso di dormire in tenda con l'influenza. Perciò cosa ho fatto? Ho accettato l'invito di andare a mangiare a Pasqua dai genitori della Sim, Nunzio e Lella, e quindi sto andando da loro. E come ci vado? In bicicletta fino a Collegno, prendendo la larga, andando anche alla Reggia di Venaria, quindi più o meno 95 km da casa. Almeno la pastiera me la guadagno. Pedala Giappino, pedala, che ci ha parlato tantissimo, mi sta scolando già il naso, mannaggia, io ho fatto solo 1 chilometro. No, merda. Non è vero, ne ho fatti 4. Dai Giappino, dai! Aggiornamento delle 9:12, ho percorso solamente poco più di 15 km, ma li sto facendo in tutta calma tra foto, video e niente, volevo solo aggiornarvi sulla questione traccia che sto seguendo. Solitamente per andare a Torino, come avete visto magari in altri video che se riesco vi linko qua sopra, seguo la traccia della Ida e della quale sono sostenitore, ho dato una mano anche per le tracce in zona vercellese, però visto che appunto l'ho percorsa già un sacco di volte, ho deciso di cambiare un po', anche se le alternative non sono poi così tante. Perciò questi primi 30 km ho deciso di seguire la traccia che uso solitamente per il bike to work, immersa nelle risaie vercellesi che, come avete visto, stanno cominciando ad essere allagate, tra poco cominceranno anche a spuntare le prime spighe e si pedala nonostante siano già appunto le 9:12, ormai quasi 13, la temperatura non sale, ci sono ancora 5 gradi, almeno il mio computerino dice 5 gradi e frizzantina, però io mi sto scaldando, il sole comunque aiuta e via, pedala Giappino, pedala che te ne mancano solo 79,2 e il a Salasco, zona del laghetto che è qui dietro,
hanno fatto una nuova pista ciclabile. Non ci posso credere. E infatti l'ho presa. Adesso vediamo quanti chilometri hanno fatto. Secondo me non molti, però è già qualcosa, ragazzi. È già qualcosa. Guardate che bella. Qui c'è il laghetto. Laghetto di pesca sportiva. E qua la ciclabile. E lì le risaie. Come immaginavo, comunque, finito Salasco, finita la ciclabile. Peccato, ma buona così, bravi. Brava la giunta di Salasco, penso siano merito loro, non lo so. Comunque, si prosegue. Come stai, Seo? Tutto bene. Sei venuto giù dal cielo in bicicletta? Sì, sto andando a Collegno. A Collegno? Non c'è un cazzo da fare. Mi stai riprendendo? Certo. Caffettino preso dal Michele, un ex collega della fabbrica dove lavoro, che ormai lui ha abbandonato da parecchi anni. E niente, mi ha offerto lui questo caffettino. E si riparte, anzi sono già ripartito. Pedala, Giovanni, pedala, che sei in ritardo, ma intanto mi sto godendo un po' di aria aperta dopo tutti sti mesi di rulli in salotto, mannaggia. Oh, bello, bello. La temperatura un po' si sta alzando, siamo a quota 13 gradi adesso e sono passate le 10, forse 10 e mezza. Non lo so, sono proprio rilento e non sto guardando bene gli orari. Ma chi se ne frega? L'importante è pedalare. E anche qui zona Saluggia, guardate che ciclabilina hanno fatto. Stanno mica impazzendo tutti. Oh, stanno ricevendo un sacco di sovvenzioni statali, europee, regionali, non lo so. Fatto sta che si procede ragazzi. Pedala Giappino, pedala sulla ciclabile. Merenda con un ovetto sodo e riparto. Mancano 50 km e si va. È davvero incredibile come in Italia si riesca sempre a lasciare all'abbandono, al degrado, qualsiasi cosa. Siamo in località Borgoregio, qua c'è un cartello che già comunque si vede che non è del tutto manutenuto. Comunque è un cartello turistico che racconta la storia della ruota, che nel 1500 fu costruita per portare l'acqua dalla Dora ai campi più in alto, che non ricevevano l'acqua naturalmente. E la ruota è quella lì, totalmente abbandonata a se stessa, per niente curata. Il cartello qui è abbandonato con l'erbaccia tutta intorno e niente, questo qui è il modo con cui valorizziamo i nostri posti, i nostri paesi, i nostri averi. Peccato. Proseguo, pedala Giappino, pedala. La macchina, girati e voltati, cerchi di cambiare la traccia, cambi percorso, studi nuove vie per raggiungere Torino, ma un tratto sulla ciclovia Aida lo devi sempre fare. Sto entrando a Chivasso, questo credo sia il canale Cavour, e questo pezzo di strada qua sì, è segnalato sulla Aida, fatta già un milione di volte dal Giappino. E si va, quindi Aida forever. Aggiornamento delle 12:22. Diciamo che la traccia che ho scelto di percorrere oggi, diversamente dalla solita Aida,
è piacevole fino almeno a Chivasso, strade che non avevo mai percorso, soprattutto in bicicletta, anche se sono zone che conosco abbastanza bene. E come dicevo, fino a Chivasso tutto bene, tra Chivasso, Brandizzo, la strada che sto percorrendo in questo momento, forse perché non ho trovato le strade secondarie, sono strade un po' troppo trafficate, si vede che ci stiamo avvicinando a Torino dove c'è molto più traffico, però si pedala bene perché è arrivato un bel sole e scusate, ma stavo guardando la strada che devo percorrere. Comunque, tornando a noi, vi stavo dicendo, tra Chivasso e Brandizzo c'è un po' di casino, in più essendo ormai la mezza inizio ad avere abbastanza appetito e chi lo sa e chi no, ma ve lo dico, solitamente sapete che mi porto un bel sandwich da mangiare in queste scampagnate, ma oggi non avevo niente per prepararmelo e quindi devo andare a procacciarmi del cibo e in questi casi prediligo andare in qualche baretto, mangiarmi un toast leggero, una birretta. Però ho visto che tra poco arrivo a Settimo, dove c'è un super mega ipermercato con un sacco di fast food, cosa che a me non piace frequentare, non mi piacciono proprio. Però mi piace il pollo fritto e io ho visto che c'è KFC, che non ho mai provato in vita mia, perciò proviamolo, magari mi farà schifo, rimarrò deluso come tutte le volte in queste varie catene Mac, King e tutto quel resto di porcheria, però almeno sarà veloce e da lì mi mancheranno ancora solo 25 km per arrivare dalla Simo. Adesso ho parlato già quasi 3 minuti e quindi vi lascio stare. Sono praticamente arrivato al centro commerciale e ho dato un occhio alla mappa e sì, se vuoi mangiare porcherie il centro commerciale è proprio il posto giusto, perché ci sono praticamente tutti, c'è Taco's Bell, c'è KFC dove vi porterò, c'è Burger King, c'è uno di piadine, boh, non lo so, un sacco di porcheria, ma vediamo, non so, di qua, non so se devo girare di qui o alla prossima, forse la prossima. Dunque, come avete visto, mangiare ho mangiato, dire di aver mangiato bene sarebbe un eufemismo, ma quantomeno mi sono riempito la pancia con del pollo fritto, delle alette, e che sì, bene bene la salute non fanno, ma almeno non sono i soliti McBowers, Burgers e tutta quella faccenda lì di robe poco salubri e poco salutari. Comunque, torniamo a noi. Usciti dal centro commerciale di Settimo, Settimo Cielo, scoperto che si chiama, si imbrocca subito questa bella ciclovia immersa nel verde che si dovrebbe chiamare ciclovia Corona di Delizie. Boh, dopo cercherò e nel caso metto la correzione, ma credo che si chiami così. Ad ogni modo, è in fondo alle Alpi e mi mancano 15 km più o meno ad arrivare alla Reggia di Venaria. E da lì ulteriori 10 km e sono a casa della Simo a scroccarle una mega doccia e adesso guardiamo un po' i cartelli qua, no,
si prosegue dritto. Comunque qua ci sono dei cartellini che dicono corri con Samuele, percorso 6 km e mezzo e 10 km. Comunque io non corro con Samuele e pedalo con Giappino. Pedala Giappino, pedala dritti di là. Cascine abbandonate? Forse no, forse sì, sì, decisamente. E basta, basta. Pedala Giappino, pedala e taci. Dunque, la strada che ho pianificato con Komoot mi farebbe proseguire di qua, prendere quella rotonda e arrivare alla Reggia di Venaria. Qui c'è un cartello, questo qua sopra, che dice Reggia di Venaria su questa qua. Cosa facciamo? Provo questa qui, non fidiamoci di Komoot, seguiamo le indicazioni locali. A dopo, vi faccio sapere, mancano 2 chilometri alla Reggia. Ciao! E niente, era tutto un bluff. Quel tratto di strada segnalato col cartello era solo esclusivamente per evitare di fare il giro della rotonda, e è passato sotto la strada, ma siamo esattamente nel punto che mi diceva Komoot, e quindi game on, si prosegue sulla stessa strada. A dopo. E infine sono arrivato anche alla Reggia Reale di Venaria, che è proprio qui dietro alle mie spalle, e ovviamente non ho tempo di andarla a visitare all'interno, ma l'ho già vista una volta, ma ci tornerò perché voglio anche andare a visitare il parco La Mandria, che è subito qua dietro. Ma adesso vado a prendermi un caffè, che non l'ho preso dopo pranzo, quindi ne ho proprio necessità, e poi riparto e arrivo dalla Sim. Thank you.